Fischiettare, cioè il brano alla pagina 54 del nostro secondo fascicolo di Aaron. Allora, vediamo prima di tutto quali sono le cose alle quali bisogna prestare attenzione, a quali cose dobbiamo stare più attenti mentre suoniamo. Allora, una cosa positiva, diciamo, è che non abbiamo all'inizio del nostro rigo musicale neanche un diesis e neanche un bemolle. Questo vuol dire che in queste due pagine, in questi 8 righi, suoneremo soltanto sui tasti bianchi e non ci sarà neanche un solo tasto nero. Dopodiché, il tempo. Abbiamo qua all'inizio un tempo di 6 ottavi. Allora, ci dobbiamo ricordare che il numero 8, che sta qui, ci dice che ciascuna di queste note da un ottavo conta un numero. E quindi, dovendo contare fino a 6, perché il fatto che sopra ci sia il numero 6 ci dice in ogni battuta conta fino a 6, per contare fino a 6 noi avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché questa qui, la nota da un quarto, prenderà due numeri. Nella battuta dopo avremo 1, 2, 3, questo piccolo 7 è la pausa che vale un ottavo, cioè che vale un numero, 4, 5, 6 e così via. Volendo, come abbiamo già fatto in altre occasioni, possiamo dividere e contare due volte fino a 3. È una cosa molto personale. Basta scegliere e capire qual è la soluzione che per noi è più semplice. C'è chi preferisce contare fino a 6 o c'è chi preferisce contare due volte fino a 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non fa nessuna differenza, è proprio una scelta molto libera. Dopodiché, cominciamo a vedere qual è il lavoro che deve fare la mano sinistra. Allora, la mano sinistra, per quasi tutto il brano, ha soltanto due piccole cellule che si ripetono molte volte. Allora, ognuna di queste cellule occupa completamente una battuta. Prima cellula che io chiamerò la cellula A, per distinguerla dalla cellula B, che invece è fatta con note diverse. Nella cellula A noi abbiamo il Mi suonato dal pollice, il Do centrale suonato dall'indice, contemporaneamente, e poi il Sol suonato dal mignolo. Quindi questa è la cellula A. Tutto qua. E Do e Mi contano fino a 3 e il Sol conta fino a 3. Quindi queste due note insieme saranno suonate contemporaneamente al Sol della mano destra e questo Sol sarà suonato insieme al Mi della mano destra, ma è comunque più semplice a suonare che non a pensarci troppo. Basta guardare dove le note sono perfettamente l'una sull'altra. Quindi, questa, come vi dicevo, è la cellula A, Do Mi insieme e Sol. La cellula B è fatta in questo modo: Si e Fa insieme. E poi Sol. Per suonare il Si e il Fa, noi dobbiamo semplicemente spostare il pollice. Noi ci troviamo in questa, che è la posizione della cellula A, e dobbiamo suonare il Fa muovendo un po' il pollice. Ma per suonare il Si, noi abbiamo già il dito numero 3 che è pronto su questo tasto. Quindi, l'unico movimento che dobbiamo ricordare è quello del pollice che passa dal Mi al Fa. Adesso sto semplicemente facendo un piccolo allenamento perché la mia mano deve capire qual è il movimento che deve fare. A e poi B. Di nuovo A, di nuovo B. E quindi questo è un piccolo allenamento, un piccolo esercizio che possiamo fare prima di iniziare a suonare tutto quanto. Allora, a questo punto, come sono organizzate queste cellule A e B in tutti questi 8 righi? Ci possiamo ricordare questi
questi numeri, questa sequenza, quest'ordine. 6, 8, 8, 8, 1. Cosa vuol dire? Abbiamo per 6 battute, sempre di seguito, la cellula A. Dopo queste 6 battute ne abbiamo 8, e quindi passiamo alla seconda pagina, ne abbiamo 8, dicevo, con la cellula B. Dopo queste 8 ne abbiamo ancora altre 8, di nuovo con la cellula A, e poi altre 8 con la cellula B. Alla fine una cellula A, ma con una piccola variazione perché nel finale la sinistra deve spostarsi per andare a suonare questo Do, che è quello più in basso, più a sinistra del Do centrale. Quindi l'ultima cellula A della mano sinistra sul finale del brano sarà spostamento Sol Do. Quindi il nostro ultimo rigo, le nostre ultime quattro battute della mano sinistra saranno B, B, A con lo spostamento e Do finale. B, spostamento. Quindi 6, 8, 8, 8, 1. 6 volte A, 8 volte B, 8 volte A, 8 volte B. E una volta la A modificata nel finale. Per la mano destra, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo intanto una posizione un po' alta delle note, quindi la nostra mano dovrà suonare un po' spostata verso destra. E la mano destra ha delle piccole frasi di 2 battute ciascuna. La prima frase è questa: Sol, La, Sol, Mi, Do, La, La. La seconda frase, Sol, La, Sol, Mi, Do, La. Anche qui c'è un altro La, ma questi due La sono legati, per cui io suono il primo e prolungo il suono quasi fino alla fine della battuta, perché poi ho una piccola pausa. Mentre io qua ho due La che sono separati, non sono legati fra di loro, come questi. Quindi io qui suono tutti e due i La, prima uno e poi l'altro. Qua, dove c'è la legatura, suono solo il primo e mantengo il tasto premuto a lungo. Quindi, prima piccola frase e seconda piccola frase della mano destra. Quindi ecco, c'è questo piccolo spostamento. La mano è veramente molto molto tranquilla nel suonare le sue note. Fa un piccolo salto e il dito numero 3, che stava sul Sol, si sposta sul Do. Poi ritorna nella sua posizione. E qui ci sono i due Do legati, che quindi diventano una nota sola. Se io faccio queste due piccole frasi, questo primo rigo, mettendo insieme anche la sinistra, diventa così. Quindi questo è il primo rigo. È una specie di piccola domanda musicale, è una frase, una proposta musicale della mano destra. E nel secondo rigo c'è una frase diversa, perché è una specie di prima risposta. È una prima risposta che però rimane un po' in sospeso, non dà una risposta definitiva e conclusiva. D'altronde ci sono ancora altri 6 righi da suonare, quindi non può essere conclusiva questa frase qua. Si riparte un po' più in basso di dove siamo arrivati. Noi siamo arrivati con il pollice sul La e ripartiamo con il pollice sul Sol. Sol, La, Sol, La, Do, Mi, Sol, Mi, La, La, Si, e anche questi Si sono legati, per cui due note che si fondono diventano una nota sola. Secondo rigo della mano destra. Il libro suggerisce
un piccolo spostamento delle dita, dove dobbiamo suonare due volte questo La alto, una volta il 4 e una volta il 5, semplicemente perché suonando con il 4, se la mia mano è piccola, ora non è il mio caso, ma ovviamente questo è soltanto un esempio, se la mia mano è piccola, ho più difficoltà a arrivare fino a questo Si. Se io suono il secondo La con il mignolo, ecco che la mano già un po' si è spostata e per me è più semplice arrivare su questa nota, che è un pochino più lontana. Quindi, secondo rigo, con le due mani insieme. Nel frattempo, mentre la mia destra stava suonando la sua prima risposta, la destra si è spostata dalla cellula A alla cellula B. Allora, terzo rigo, c'è una frase che somiglia molto a quella del primo rigo, ma è spostata su note diverse, non più Sol, La, Sol, Mi, ma stavolta La, Si, La, Fa, Re, La. Concludiamo sul La, ma partiamo da note diverse. Stesso discorso per questa seconda piccola frase. Anche nel terzo rigo abbiamo due piccole frasi, anche in questo caso sono interrogative. E nel quarto rigo, che poi è il primo della pagina successiva, abbiamo una frase così lunga e ci viene, come dire, ci viene, richiamata la nostra attenzione perché c'è questa legatura che comprende tutte e quattro le battute, quindi mi fa capire che la frase completa occupa tutte queste note, è formata da tutte queste note. E qui ho una prima risposta definitiva a queste domande che aveva suonato, domande musicali, sempre in senso musicali, che aveva suonato la mano destra. Quindi adesso suono il rigo numero 3 e il rigo numero 4, quindi la seconda domanda e la prima risposta definitiva. Siamo a metà del nostro brano. Allora, come capita spesso di trovare, ci sono delle frasi che si ripetono. Allora, anche qui ci sono delle ripetizioni. Abbiamo il rigo numero 5, che sarebbe il secondo della seconda pagina, il rigo numero 5, il rigo numero 6 e il rigo numero 7, che sono perfettamente uguali ai primi tre che abbiamo suonato nella prima pagina, quindi sono, diciamo, gratis. È un po' come al supermercato, prendi tre e paghi due, perché questi li abbiamo già imparati suonandoli nella prima pagina. L'ultimo rigo è un po' diverso, inizia soltanto con una battuta simile al quarto rigo, ma poi, dovendo essere, diciamo, la frase finale, conclusiva, definitiva di tutto il brano, per forza deve essere diverso da tutto quello che abbiamo ascoltato e suonato finora. Quindi, come la mano sinistra va molto in basso, si sposta per andare a suonare questo Do che sta a sinistra del Do centrale, anche la mano destra si sposta e va a suonare questo Do ancora più a destra del Do che aveva già suonato prima. Allora, suono dall'inizio alla fine tutto quanto, tutti gli otto righi con le due mani insieme.
ovviamente questo brano così è suonato ad un tempo abbastanza tranquillo. Se ci riusciamo con un po' di allenamento, con un po' di esercizio, può essere carino anche suonato un pochino più scorrevole, un pochino più rapido.